Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove vi stiamo a presentare il nuovo telescopio della Celestron, lo Star Sense. E questo, cosa possiamo dire di questo strumento? È un telescopio rivoluzionario, soprattutto per coloro che si avvicinano al mondo dell'astronomia. È un telescopio davvero particolare, che in modo semplice, come avete visto nel video, vi permetterà di poter osservare gli oggetti, più belli del cielo e trovarli in modo semplice. Infatti, la difficoltà con uno strumento amatoriale entry level è proprio questa, quella di trovare gli oggetti nel cielo. E come invece potete vedere dai video che stanno scorrendo, i video che ringrazio soprattutto Celestron Italia, Celestron Australia che hanno messo a disposizione questi video con delle presentazioni di questo, diciamo, strumento. E potete notare come la semplicità d'uso possa semplificare la vita a tutti gli appassionati, i neofiti, quindi tutti coloro che si avvicinano al mondo dell'astronomia, amatoriale soprattutto. E difatti è molto semplice e facile da utilizzare. Una volta impostata l'app, lanciata l'app e seguendo tutto quello che a video l'app vi dirà, voi muovete il telescopio e sarete in grado di puntare e trovare l'oggetto che voi volete osservare. All'interno dell'app avete un catalogo con diversi oggetti, stelle luminose, pianeti, catalogo Messier, le costellazioni, e quindi diciamo che c'è una vastità di oggetti che si possono osservare. Ovviamente il cielo sarà sempre utile e la farà da padrona, e quindi è consigliabile sempre avere un cielo abbastanza buio per poter osservare al meglio questi oggetti. E quindi ecco cosa dire di questo strumento. Non posso altro che consigliarvelo. Cosa dire altro? Se cercate uno strumento entry level che vi aiuti ad osservare molti oggetti nel cielo, che sia anche didattico, quindi vi farà capire anche dove sono gli oggetti, non posso che consigliarvelo, non posso che dire seguiteci, rimanete aggiornati sulla nostra pagina, attivate la campanellina e che altro? Mettete un bel like se vi è piaciuto questo video e vi aspettiamo per il prossimo video e soprattutto benvenuti nel mondo Celestron dell'astronomia amatoriale.